Grazie Presidente. Allora, analizzando questo bilancio è chiaro che noi non siamo soddisfatti. Devo dire che al di là dei tantissimi fondi che sono arrivati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli del Giubileo, non abbiamo visto grandi evoluzioni in confronto a quello che era stato fatto nella vecchia consigliatura. E devo dire che c'è stata anche una restrizione notevole per quello che riguarda l'impegno di spesa all'interno dei municipi, che probabilmente non sono stati, forse non per demerito politico, perché le strutture non sono più adeguate, in grado di avere quei livelli di spesa che c'erano nella precedente amministrazione. Questo lo dico senza polemiche, è un dato di fatto. C'erano punte del 96% di impegno di spesa nei municipi della scorsa consigliatura. Qui siamo arrivati, vedendo i dati che ho visto all'interno di questo bilancio, a togliere dei fondi. Molti non sono stati spesi. Guardate, solo nel decimo municipio sono tornati indietro una cosa come, credo, 10-11 milioni di euro non spesi, di fondi che avevamo messo a bilancio nella nostra consigliatura che dovevano essere spesi. Molti non sono stati riproposti, altri sono stati completamente stralciati, opere importanti, penso alla riqualificazione di Parco Willy Ferrero a Piazza Caspari, dove avete visto quello che è successo negli anni, dove c'era bisogno di dare risposte concrete. Quei fondi sono spariti, non sono stati spesi. Ma non solo questo, penso a Bagnoletto, dove era stato messo in programma un centro polifunzionale, 4 milioni di euro per una scuola, penso alle strade di Casalpalocco, 4 milioni di euro per rifarle tutte, che sono un disastro, ma anche l'anello ciclabico, 2 milioni e mezzo non spesi, spariti. Io non mi sento di dare responsabilità politiche su questo, perché capisco che poi alla fine uno si può anche impegnare, ma se la macchina non risponde è inutile. Per cui però allora mettiamo attenzione alla macchina, perché quei fondi non ci sono più e quelle strade non verranno rifatte per quest'anno e la gente continuerà ad andare in giro per Roma mettendo le gomme dentro le buche. Detto questo, è chiaro che poi ci è stato chiesto un senso di responsabilità che abbiamo accolto, perché avremmo potuto richiedere una discussione adeguata nelle commissioni, in aula, presentare gli emendamenti che volevamo presentare e magari chiedere di andare oltre giustamente il mese di febbraio. Magari in questo modo non sareste state in grado di avviare la stagione balneare, per esempio, no, oppure i servizi non sarebbero stati erogati. Per cui con senso di responsabilità abbiamo accolto e ci siamo impegnati a fare una discussione breve, chiamiamola tra virgolette in questo modo, e a facilitare l'approvazione di questo bilancio, con senso di responsabilità che credo che vada riconosciuto a tutta l'opposizione, non solo al Movimento 5 Stelle. Detto questo, io credo che bisogna fare qualcosa di più, Sindaco, su questo. Sono i numeri a dirlo, specialmente nei municipi, perché mi sembra di vedere che sono tanti fondi, guardi che parliamo di milioni e milioni di euro che vengono dati, sono servizi ai cittadini, sono strade, lo sa benissimo che non lo devo dire io, che la maggior parte delle strade sono di competenza municipale. Penso ai servizi sociali, che hanno comunque una componente importante, penso alla cultura, che non è solo al centro di Roma o gestita nell'ambito centrale di questa amministrazione, ma gestita anche negli ambiti municipali. Molto spesso è molto più vicina alle esigenze del territorio di quanto lo sia Roma Capitale, perché si conosce il territorio, perché comunque c'è la possibilità di sapere dove mettere quei fondi, c'è la possibilità di interpretare quella che è l'esigenza del territorio sotto l'aspetto culturale, sociale, economico. Detto questo, vado a concludere, non rubo altro tempo all'Aula, dicendo che noi non voteremo a favore di questo bilancio. Con senso di responsabilità abbiamo aiutato a portare avanti questa manovra economica per la città e credo che questo ci vada riconosciuto. Dopodiché ci aspettiamo ancora un impegno maggiore su quelli che sono i numeri e i conti di questa amministrazione. Grazie.